Storie invisibili sono quelle di alcuni ex operai, quasi tutti lavoratori della Breda Fincantieri di Marghera, e di quanti li hanno assistiti nella lotta contro un nemico chiamato amianto. Le raccolte Maddalena Montin, assistente sociale, con l'urgenza dettata da una battaglia che è ancora in corso. Queste persone hanno bisogno di assistenza sanitaria, di essere controllate dal punto di vista medico e di assistenza anche, perché no, legale, perché hanno diritto ad avere un risarcimento dopo tutte le sofferenze patite e subite. Uno degli obiettivi del libro è ricordare l'importanza della sorveglianza sanitaria. Alcune storie mostrano che controlli tempestivi possono salvare la vita. La storia di Bruno Marcon, che grazie alla sorveglianza sanitaria è stato salvato, poiché gli è stato possibile, prendendolo in tempo, asportare un pezzo di polmone e salvarlo. Ma questa vicenda a Marghera non riguarda solamente gli uomini. Il libro contiene la storia di una, purtroppo di una vittima, moglie di un ex operaio della Fincantieri, che si è ammalata maneggiando queste fibre che si erano attaccate alla tuta del marito. Quindi moltissime donne, e non sappiamo nemmeno quante in realtà, perché la cosa è ancora una realtà molto sommersa. Storie raccontate in prima persona, voci che da invisibili divengono visibili e attive.